Saranno nati? No, non credo. Potrebbero nascere la settimana prossima o tra un mese. Ah, no, Thomas, il periodo è questo. Allora che nascano una buona volta. Sta calmo, tu hai tardato 5 ore prima di nascere. Calmati tu, è subito. Modera il tono. Buoni, per favore, adesso calmatevi. Stanno per nascere. Cosa sono questi bambini? Zii, cugini, nipoti, cosa? Ragazzi, vi ho già detto che la bambina si chiamerà Maria Elisabeth. Giallo, ci sono in town. No, ancora niente. Evaristo, però, per il dottore dovrebbe mancare poco. Buona, amore mio, rilassati. Devi spingere e respirare. E che pensi che stia facendo? Da! Le fa male, poverina. Non fa male, non vorrei fa sciorare, male. Zitta, lei. Su, Flo, andiamo, ci siamo. Andiamo, spingi. No! Così. Allora, Evaristo, che succede? Qui, ragazzi, dicono in core... Ma non lo so, qua è tutto uguale. Non ho novità. Non farmi impazzire, Evaristo. Adesso andiamo, spingi, ci siamo, vai! È nato! Sì, è nato. Benvenuto. Ti presento tuo figlio. Il mio bambino, Massimo. Guarda, è tranquillo come me, amore. È come me. Oh, figlio mio, è bellissimo. Ciao. Los niños son ángeles y alas que nos manda el cielo para ser más buenos. Son los que nos marcan dónde está el camino. Guarda, Massimo, guarda quanto è bello, hai i tuoi stessi occhi. Amore. E per quanto ne so, già sa parlare il crinconganese. Sì. Che meraviglia sì, che è. Sì, parla già il crinconganese. Sono papà, amore mio, sono papà. Sì, sei papà. E papà ora può andare, può svenire tranquillamente. L'aspettiamo noi, la contessina. No, va bene, l'aspettiamo noi, la sorellina. Flor, adesso sta tranquilla. Rilassati, respira, che ora arriva l'altro. No, non viene l'altro. È una bambina che arriva. Pamela, per favore, prenda il bambino. Per farne? Pamela. Ah, è chiaro, il bagnetto. No, è pulito. Lo lavo io quando arriviamo a casa. Vai a prendere il caffè. Tranquilla. No, lo voglio tenere ancora un po'. Andrà non va da nessuna bene, parte. Rimane qui con me. Non lo lascio, amore. No. Tranquilla, Flora, in buone mani. Gli fai il bagno, niente di più. E va bene. A tra poco, amore mio. Andiamo, Florencia, ci siamo. Respira e preparati che arriva il secondo. Tranquilla, tesoro, torno subito. No, Massimo, va pure, vai, tranquillo, sì, vai, subito, va, no, vado, no. Vai, svieni pure, tranquilla, no. Andiamo, Flor, andiamo ora, spingi. Ah, è nato mio figlio. È un maschio, mamma, è un maschietto. E non sai com'è brava Flor, la forza che ha. Mamma, io l'amo, torno da lei, non voglio lasciarla sola, torno da lei. Ci vediamo dopo, Grande gioia, essere nonna. Auguri. Mio figlio è diventato padre, Massimo, e papà, io sono nonna di un maschietto. Ci pensi? Ora manca Margherita, la contessina. Il mio signorino. È nato il mio signorino. Evaristo. Sì, l'ascolto, contessa. È nato il maschio. Sono nonna. Lei è diventata Grossmutter. Je suis grand-mère. Nonna. Che momento storico per la nostra nazione! È nato il nuovo re! Nonna, è stupendo! Sei contento, Nicolas? Sì, sono molto contento, Valentina! Sono nati! Sì, è nato il maschio!
Flora è mamma! Flora è mamma! Evaristo! Evaristo! Una foto! Una foto! Sì! Scarto. Teresa, qui prendo io con il cuore. Chiudete la bocca, basta! Silenzio! Piano! Ma con chi ce l'ha? Questa è mia! Allora, capite? Vi ho chiesto di stare zitte. A me nessuno può mancare di rispetto. Bene, ora siamo in grado di confermare la notizia che avevamo annunciato nel precedente collegamento. Massimo Augusto Calderon della Hoya, conte del Cricoragan, sta vivendo la sua favola a fianco della sua principessa che è appena dato alla luce con il suo primo figlio. Ancora non siamo a conoscenza dei nomi dei nuovi membri della famiglia, ma rimarremo in collegamento con il nostro inviato per... Serva immonda, io maledico te e tutti i tuoi dannati figli che hai. Da adesso e per sempre la sciagura sia con te. Deve spingere, vero? Flor, quando senti che è il momento, spingi, va bene? Su, forza. Andiamo. Flor, andiamo. Ancora un po'. Un po' più forte. Un po' più forte, Flor. Dai. Dai. Bravo, bravo. Bravo, hai fatto. Sì, sì, calma adesso. Sì. Datemi la bambina. Sì, tutto. Un maschio. Sì, due. Quello che stiamo vivendo, Valentina, sì, è davvero emozionante questo lieto evento. Sì. Due bambini e noi lo stiamo vivendo assieme. Sì, perché bellissimo. Non facciamo un brindisi? Valentina, vieni qui. Vieni. Cosa? È nato! Lo sappiamo che è nato! No, è nato il maschio! Sì, lo abbiamo saputo, lasciati tranquilli! Un altro maschio! È nato un altro maschio! Un re dal trono di Gregorio! Un altro maschio! Signora Anna, per favore, mi passi il mio signore, che mi voglio felicitare con lui! Valentina! Nicolas! Vieni! È nato l'altro? Nai, altra, ha detto Conte. Greta, faccio male se entro? Già, molto, molto male. No, bene, però sono i miei nipoti, ne ho diritto, io entro. Nai, lei aspetta qui assieme a me, aspetteremo insieme. Devi perdonarmi, Greta, perché io non posso aspettare. Non ho pazienza per queste cose, io entro. Nai. Neanche io avere pazienza, però meglio aspettare, ci chiameranno. Senti, io l'unica cosa che chiedo è dargli un bacino sulla testolina, sulle braccine, tenerli in braccio, coccolarli un pochino e controllare se sono accuditi bene, perché per queste cose una nonna è la migliore esperta. Via, è brava Greta! Due maschi, amore mio, due maschi, sì, sono due maschietti bellissimi. Guarda come tira fuori la lingua, amore. No, non lo portare via, no. Sì, perdonami, io pensavo fosse una bambina, non me l'aspettavo. E vado al fratellino. Ero sicura che sarebbe stata una femmina. Massimo, per favore, non gli raccontare mai che mi sono sbagliata. Te lo chiedo davvero, perché non me lo potrai mai perdonare. Abbiamo molto tempo per regalare una sorellina ai gemelli. Lo sapevo. Che cosa sapevi? I miei nipoti sono. Vi ha fatto succedere? Non potete rimanere qui dentro. Uscite, per favore. Guardi, dottore, sono i miei nipoti e desidero conoscerli. Si nota che è la nonna, non ci sono dubbi. Cosa vorrebbe dire? Che sono vecchia? No, le voglio dire che non può restare qui dentro. I bambini sono nella nursery. Per favore, andate via. Fernando, il parto è terminato. Questa è la mia famiglia, non c'è alcun problema. Sì che c'è un problema. Il parto non è terminato. Cosa? Sì, è quello che pensavo. Che cos'è che pensavi? Che cosa? Dimmi. Un altro bambino. Sono tre, sta per nascere un terzo. Oh. Sta per nascere Margherita. Massimo! No,